Radio Mappa, in collaborazione con Radio Ricordi. Informazioni gratuite su percorsi, visite, escursioni e spettacoli in Calabria. Certo, perché la Calabria è bella e non bisogna essere esterofili. Dove ci porti, Paolo Giura? Vi porto a Cittanova, vi do prima l'indicazione del giorno, cioè domenica 11 agosto. Attenzione, appuntate bene sul calendario, domenica 11 agosto, provincia di Reggio Calabria, Cittanova. Cosa si potrà vedere? Un bellissimo concerto, quello di Vinicio Caposella e la sua band, ha un nome particolare la band, eccolo qui, me lo sono appuntato, Vinicio Caposella e la banda della posta, speriamo arrivino puntuali, domenica 11 agosto. E poi c'è la 13ª festa nazionale dello Stocco, dove si potrà gustare, grazie all'azienda Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino, uno stocco stupendo. Ma soprattutto, quanto ci costa? Vi costa quasi nulla, anzi è gratis, perché il concerto di Vinicio Caposella è gratuito, solo il costo della benzina per arrivare a Cittanova. Poi se volete gustare anche le prelibatezze con lo stocco, primo, secondo, antipasto, vino, acqua, c'è la possibilità di acquistare il vassoio alla modica cifra di 13 euro domenica 11 agosto. E in zona? Qual è la frequenza di Radio Ricordi? Certo, in collaborazione con Radio Ricordi, nella Piana di Gioia e in particolare a Cittanova, la frequenza è 94.400. Radio Mappa è una rubrica della trasmissione TV La Mappa dei Piaceri. Grande, esclusivo, le B-Club, agizzeria sulla costa tirrenica, è Lido, attrezzatissimo, servizi, ombrelloni, bar, è ristorante, menù accurati, pesce fresco, ambiente esclusivo, è divertimento, con l'apertura 2012 del Cool Bay Kite Academy, un nuovo immenso spazio adibito a zona kite, beach volley, basket, beach soccer, zona velica, kite surf, windsurf, con possibilità di intraprendere corsi di kite surf. È discoteca, le B-Club, è unico, imperdibile. Si trova in località Laghi di Pesce Anguille, a Gizzeria, sulla costa tirrenica. Info e prenotazione al numero 329 42 99 340. Cool Bay Kite Academy e www.lebclub.it presentano la stagione sportiva 2013. Beach Volley. Maurizio Latelli e Francesco Piccioni organizzano le tappe regionali dall'1 luglio al 30 agosto. Regate di catamarano dall'1 al 4 agosto. Calcio. Torneo di beach soccer per tutto il mese di agosto. Kite Surf Impression Trick. Il 21 luglio una giuria di inesperti giudicherà le manovre più simpatiche. Basket, tornei dal 24 al 28 luglio e dall'11 al 18 agosto. Palestra all'aperto tutti i giorni con attrezzistica in spiaggia. Dal 12 al 18 agosto, Kite for Girls, centinaia di ragazze provenienti da tutta Italia. Ambassador Bianca Forzano ed Emanuela Procopio. Kite Surf School con istruttori qualificati. Ho una gran voglia di un buon gelato. Sì, anch'io. Andiamo qui dietro l'angolo. C'è una gelateria. Non si sa mai. Non voglio mangiare polverine, ma gelato puro al 100%. Fatto con zucchero, latte fresco, panna e uova. E allora, dove andiamo? A Iacurso. Al fresco, una veduta stupenda, tavoli all'aperto, un gelato buonissimo. Il regno del gelato. Si chiama proprio così. Ma sai che lo conosco? Produce e distribuisce il tartufo di Calabria? Sì, sì, proprio lui. Produzione propria. Il regno del gelato, il famoso gelato di Iacurso, in via nazionale. Aspetta, ho anche il numero 0968 70028. Accetto, si va a Iacurso. Il regno del gelato è anche a Soverato. Mamma che gelato! È in via Aldo Moro, alla fine del lungomare, dietro l'anfiteatro. Disegnando già ora i tuoi desideri.
E allora, amici della Mappa dei Piaceri, anche quest'anno siamo a Cittanova e, come voi ben sapete, pubblicizziamo, evidenziamo la Festa Nazionale dello Stocco, lo facciamo da tanti anni, anche quest'anno abbiamo scelto di venire qui in provincia di Reggio Calabria, e visto che quest'anno avevamo le 5 corrispondenti dalle 5 province, abbiamo pensato bene, forse male, di portarci la corrispondente dalla mi ha picchiato qui, dalla provincia di Reggio Calabria. Così come abbiamo fatto durante tutta l'estate. Monica, ci sei? Vedi che a lui lo faccio male stasera, sicuramente. A lui chi è? A te. C'è qualcuno che ti dà fastidio? No, a te mi dà fastidio. Perché? Per iniziare un saluto a tutti. Aspetta. Quanti, a Soveri Mannelli, ciao a tutti. Come Soveri Mannelli? Siamo a Cittanova. Ho capito, però tutti quanti mi hanno detto tu non saluti mai, quindi a stasera saluto. Ciao a tutti quanti, a Soveria. Vabbè, salutiamo a Soveri. Ma che c'entra Soveri Mannelli? Vabbè, allora. Noi perché siamo qui? Per la festa del Sagro dello Stocco. Benissimo. Che cos'è lo stocco, il baccalà? Come sapete voi, Monica ha studiato. Ho studiato. È andata su internet e ha preso delle cose in inglese, tra l'altro. Sono in inglese. Però lo posso spiegare. Vabbè, questo non c'entra niente. Questo cos'è? Questi sono tutti i tipi di cose che puoi fare, cioè ricette con lo stocco. Vediamo. Sì, signori, attenzione, from Australia, Monica Siriani. Ti faccio male, ma io non lo so. Non sto scherzando, sto facendo una cosa seria. Va bene. Che cosa è riuscita a trovare la nostra googlista? Allora, io ho saputo che ci sono tanti modi che puoi fare lo stocco. Puoi fare lo stocco di polpette. Lo stocco di? Polpette. Ah, polpette. In inglese com'è? Meatballs. Meatballs, polpette, melanzane ripiene di stocco, risotto, ravioli, lo puoi fare le frittelle, lo puoi fare in tanti modi. Buono. C'è anche una ricetta che ho trovato che è di Mexican stock di stocco. Stocco messicano. Messicano, davvero. Quindi ci sono tanti modi che puoi fare lo stocco. E allora, cari amici, vi facciamo vedere quello che è successo a Cittanova in questa Festa Nazionale dello Stocco. Monica sarà la corrispondente. Facciamo una cosa. Qualche intervista me la faccio anche io. Sì. Però adesso cerchiamo di che tu possa prendere in mano la situazione. Diventi tu la giornalista, cominci a fare le interviste, te la senti? Sì, va benissimo. Allora, ok, le faccio io. Ma io non lo so, se lo posso fare. In italiano però. In italiano, in inglese, no. In italiano. Le fai tu? Ma forse lo troviamo qualcuno che anche parla inglese. Se troviamo qualcuno che parla inglese, non lo so. Lo puoi individuare. Okay. Allora, attenzione, lo dico anche a Francesco D'Agostino della Stocco e Stocco, che poi ha organizzato tutto questo ambaradan grazie anche alla Proloco di Cittanova. Oggi condurrà Monica Siriani. E Paolo pure. From Sydney, Australia. No, Soveria Mannelli stavolta. Soveria Mannelli, ciao a tutti di nuovo. Va bene, possiamo andare, possiamo iniziare con le interviste? Iniziamo. 4 minuti la lasciamo col microfono da sola, quello che ne esce fuori. Boh. Siamo all'11ª edizione e questa festa, come potete notare, meravigliosa, un bel pubblico. E che cosa vi posso dire? Abbiamo un ospite gradito questa sera di Grignani. Oh, l'ho saputo, ma dove lo fa, scusa? Ecco, là sopra c'è il palco, come potete vedere, quindi meglio di scenografia così, io credo che non ci possa essere. Seduti a tavola, 1500 posti a sedere, comodi, non c'è sagra che tenga da nessuna parte del mondo, ritengo. Questo è poco ma sicuro, un'organizzazione del genere, con lo spettacolo gratuito. Meglio di così si muore.
Ha ragione. Concludo con un menù meraviglioso, genuino, con il pesce stock che è una cosa, un prodotto eccezionale. Ditemi, cosa devo dire più di questo? Ma tu stai andando via o stai arrivando? Cioè, hai mangiato stocco? Io non ho mangiato lo stocco. Ancora no. Io non lo posso mangiare perché sono dell'organizzazione. Vado, vengo. Ah, non lo puoi mangiare. Okay. Organizza, mangia sempre di me. Ok. Scusa, come ti chiami tu? Mi chiamo Pino Gentile. Lei come si chiama? Io mi chiamo Monica Sirianni. Monica Sirianni. Sì. Perché io non sono da qui, sono di Australia. Ho capito, ecco, non è italiana, ma non lo è italiana. Sono italiana, però sono nata lì in Australia. Oh, bene, bene. Okay. Complimenti per la bellezza. Grazie tanto. Arrivederci. Non lo so questa prima intervista com'è andata. Ma scusa, vabbè, cosa, ma cosa è andato bene? Ma cosa gli hai chiesto? Da dove viene? Dove va? Cos'è? No, ho detto stai andando o stai venendo? Cioè, stai andando via o stai venendo? Hai mangiato lo stocco? Cioè, stai andando via, ma sta... Bene, bene, è una tecnica nuova di intervista. Prego, vai, prosegui. Ma lo ammazzo, lo ammazzo, lo ammazzo. Che nessuno sta, ma che stai dicendo? Vedi che ti ammazzo, vedi che nessuno, non lo so. Ma guarda quanta gente c'è, è impossibile. Allora, non posso intervistare. Il signore, guarda, il signore vuole, però deve parlare in inglese. Il signore, beh. Ciao, scusa, ti posso disturbare? Ha detto di sì, ha detto di sì. Poi ci sta mangiando. Va benissimo, com'è lo stock? Boh, è il primo anno che siamo venuti e diciamo che ritorneremo, penso, sicuramente anche gli altri anni. Di dove siete? Io sono di Caltra, mia moglie è di Laureana. Perfetto, perfetto. Siete pronti per il concerto stasera di Gianluca Grinani? Sì, sì, siamo pronti, abbiamo portato i giovani pure per... Tutta la famiglia? I miei figli sono, sì, sì, tutti. È una famiglia grande. Numerosa, mo. Grazie. Tu da dove vieni? Io vengo di Sydney, Australia. L'hai assaggiato lo stocco? No, ancora no, no. Non lo so, ma vediamo, che ancora lo devo assaggiare, sinceramente. Scusa, però non è che ogni volta l'intervista può finire, tu da dove vieni? Monica, dove sei? Sono qui. Tutti ti domandano... Lei dove va, scusi? Scusa. Buonasera. Vino. È vino di Paravati questo. Di Paravati? Vino rosso. Rosso, sì, buono, buono, buonissimo. Complimenti. Grazie. Anche io vorrei un bicchiere di vino, veramente. Ah, lei all'asciutto siete. Allora, facciamo una cosa, vi faccio intervistare da... No, da lei. Basta che non gli fate la domanda, da dove vieni tu? Perché tutti gli stanno facendo la stessa domanda. Tre ammogliati. No, ma da dove vieni tu non è una cosa... Va bene. Allora, attenzione, in inglese come si dice? Cedo il microfono a te. Pass me the microphone. Pass a me. Prego. Grazie. Prego, con attenzione, l'intervista, vai. Allora, che cosa state mangiando? Ovviamente stocco. Com'era? È buonissimo. Buono. Fatto bene, cucinato bene, si vede che qua ci sanno fare con lo stocco. E tu che cosa pensi dello stocco? A me non piace il pesce, veramente. E quindi perché stai mangiando? Sperimentando. Ah, ok, benissimo. E tu invece? È buonissimo, lo fanno divinamente qui. Ma di dove siete? Siete di qui? No, siamo di Vibo Marina. Abbiamo fatto un bel po' di chilometri, però ne vale la pena, veramente. Io vengo da Parma invece. Da Parma per provare lo stock. Voglio ricordare a Monica, perché lei in Australia, Parma è in Italia, ecco. Lo so che è in Italia. Allora, grazie tanto e buon appetito, ok? Grazie. Scusate, voi siete calciatori o finanzieri? Siamo tennisti. No, perché dicono che quelli che portano le borse così sono o calciatori o poliziotti. Sono lui. Sei un poliziotto allora. Io sì, sono il poliziotto della televisione. Scusate, vi faccio intervistare da una bella ragazza. Perché, senti, sono giocatori. Okay. La squadra di calcio è quel il logo che c'è qua, magari glielo chiedi. Scusa, no, non è italiana, quindi non conosce il calcio italiano. Lo conosco, ma non lo so. Prego. Fai allora, buonasera. Allora, di dove siete? Io sono di provincia di Varese. Palermo. E in che fate qui stasera? Siamo ospiti per la fiera dello stocco e stiamo gustando i prodotti. L'avete provato stasera lo stocco?
Lui. Sì, è buono, buono. Molto buono. E allora questo simbolo qui... Tu l'hai provato? Questo simbolo qui che cos'è? Lo sponsor della Regina Calcio. Bello, bello, bello. No, io ancora non l'ho provato, veramente. Più tardi lo provo. Sai, perdi, infatti. Davvero? Davvero buono. C'è un bello, bello odore, però ancora non l'ho provato. Ancora non l'ho provato. Allora, io ti No, scusa se intervengo. Almeno una domanda di calcio. Quando giocano la prima, quando la fanno, con chi giocate? Io giochiamo con la Carrarese. La Coppa? La Coppa Italia con la Carrarese. Cosa si pensa quest'anno della Regina? Si pensa a fare bene, a fare un grande campionato, a regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi. Pensate che ci sia un buon organico? È chiaro che la risposta è sì, ma... No, l'organico è quello dell'anno scorso. Andato via soltanto due elementi come Acerbi e Costa, ne sono arrivati altrettanti forti e puntiamo a fare un bel campionato. Facciamo un grande in bocca al lupo. Crepi, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Monica, ma perché ti perdi? Ci sono i calciatori e tu... Scusi, lei è un calciatore? È un calciatore lei? No. E allora, per favore, e per favore... Sogno non so Manaroto. Non so Manaroto. Aspetti che mi faccio tradurre, eh? Io sono un calciatore. Lo so, ho capito, Seminaroto. Scusate, Monica è stata agganciata dai calciatori. Scusa Monica, vuoi lavorare o scherziamo? Il signor, prego. Lei è una calciatrice? No, c'è una calciatrice, c'erano dei calciatori. No, mi scusi, mi sto confondendo. Ha detto un Seminaroto. Che cos'è un Seminaroto? Lo sta chiedendo a me che cos'è. Io sto chiedendo a te. Che cos'è un semiroto? No, semi? Naroto. Seminaroto? È che io... No, non... No. Non rotto, non seminarotto. Non ho capito. Seminara. 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 Cos'è seminara? Non lo so. Cos'è seminara? Come cos'è? Cos'è? Un centro di storia. Un centro di storia. Cultura. Cultura. Ceramica. Ceramica. Che cos'è seminara? Non lo so! Un paese! Un paese, ok, vabbè, ho capito. Dove è la signorina? Tutti la stessa domanda, di dov'è? Vabbè, digli di dove sei. Australia, Sydney, Australia. Sydney, Australia. Ah. Anche a Melbourne. Sei stata a Melbourne? No. C'ho parecchi paesani. Melbourne, in Australia? Esatto. Sì. Allora, Seminara è un paesino a quanti chilometri da qui? Una ventina di chilometri. Ho capito adesso, dove sei e dove è lui? Adesso ho capito. Adesso tutto. Ha capito. Ho capito tutto. A Sydney ci sono parecchi miei paesani. Sì, lo so. Ecco. Te li saluta. Salutami i miei paesani, soprattutto... No, non lei, vabbè, la saluta. Va bene. Senti, Monica... Ma i calciatori che ti hanno detto dopo l'intervista? Niente. I calciatori della Regina? Niente. Ti hanno chiesto il numero? Che sono fidanzata. Ma che se ne frega? Ti hanno chiesto il numero di telefono? No, non mi hanno chiesto niente. Dopo ti hanno chiesto. Lasciami stare. Sono rossa, lasciami stare. Vabbè. Fulmine. Monica, vedi, qui è il fulcro, è il cuore. Sì, lo vedo, buono. Sembra tutto buonissimo, tutto buono. Ma lei ringiovanisce negli anni? Sì, mangiando stocco si ringiovanisce. Cioè, ogni anno la vedo sempre bene. Sì, sempre si ringiovanisce. Sì. Questa dolce donzella che viene dall'Australia, conosce tanto bene lo stocco, ora vorrebbe qualche delucidazione da parte sua per spiegare che cosa c'è allora, oggi. Oggi abbiamo la pasta. La pasta? La pasta, abbiamo la pasta con lo stocco e con le ventricelle. Do you know venticelle? No, I don't understand. Pasta l'ho capito, venticelle che cosa sono? È la parte anteriore dello stoccaviso. Ah, ottimo. Capito, la parte anteriore? Stocco. Ho capito. Se fosse lo stocco. Sì. Pasta fatta in casa? Pasta fatta in casa, i pomodori locali, quindi è tutto locale. Questo? Quest'anno è stata una novità, è la mousse dello stocco. Mousse dello stocco. Mousse dello stocco, ho capito. Sembra buono. Lo provi tu. Certo, poi lo proviamo. Questa è proprio una novità. È una novità. Come se fosse un dolce. Sì. Spostiamoci, lo so. Ragazzi, vi stiamo un po' rovinando. Oh! Monica, secondo te questo cosa può essere? Non ho idea, vedo solo olive. Olive, solo questo. Solo olive, no, Monica, solo. C'è lo stocco. Questo è lo stocco alla iotta. Alla iotta. Alla iotta.
cosa? Sì. Che parte è, scusa? Praticamente è la parte del filetto, la parte più pregiata dello socco. Buona. Poi ci sono i pomodori, ci sono i capperi e il segreto non si può dire. È il segreto, poi c'è il trucco. Questo qui sembra buono, dice Monica. Sì, questo sembra proprio buono. Vediamo un po' che cosa c'è. Questo è lo stocco invece crudo, in antipasto di stocco, con i peperoncini. In Calabria lo sai che il peperoncino non ci può mancare. Io adoro il peperoncino. Adoro il peperoncino, poi ci sono i pomodorini freschi, i filetti di acciughe. Filetti di acciughe? Sai che cosa sono le acciughe? Sì, certo che sono. Okay. Okay. Beh, dillo che sono. Anchovies. Lui che conosce l'inglese, no, lui no. Yes. Yes, a lot. Very little bit. Proseguiamo. Allora, come le polpette? Dove sono? Le polpette di stocco. Ma con queste polpette di scotto dove le... Ci sono le polpette, sì, Monica. Monica. No, non li fai. No, Monica, abbiamo una ricetta più particolare delle polpette di stocco. Ma si può fare, perché io ho letto, ho studiato e si può fare le polpette... Sì. Lei è una googlista, è andato su Google a cercare stocco e le... Puoi fare le frittelle, le melanzane, le polpette, il risotto, sì. Tutte queste cose. Vabbè, ok, però con le polpette, come dici tu, non puoi mantenere la tua linea. Invece mangiando questo, di più, che è sempre merluzzo, questo è il baccalà. Sì. Come lo viene fatto con una ricetta più particolare. Che non si può dire. Segreto. Segreto, ok, segreto. Ho capito. Invece volevamo sapere veramente, perché abbiamo avuto un po' di discussione prima, per sapere. Battibecco, si può dire battibecco in italiano? In inglese come fa? Battibecco. Discussione. Allora, io ho letto. Scusi, da poco in Italia lei. Ho letto che lo stocco è solo uno. Però ho fatto in due modi diversi, è vero? Stocco e baccalà, forse ti riferisci. Era sempre la stessa cosa. Grazie. Allora scopriamo. Allora spieghiamolo bene. Lo so, capisco. E allora, il baccalà. Lei dice che. Qual è la differenza? Dilla così, lo ripetiamo. La differenza è che il baccalà è il modo che fa. Il baccalà, vabbè, sono due modi. Lo ammazzi, lo pulisci. Però lo ammazzi prima, eh? Lo ammazzi. Lo pulisci. Scusa. E dopo, guarda, c'è troppo casino qui. E dopo lo metti su un pezzo di legno per un paio di mesi, ma deve essere 0 gradi. Il baccalà o lo stocco? Non lo so, uno o due. E l'altro invece lo metti in sale. È un po' complicata la cosa. Tu e allora il baccalà. Che viene pescato, messo sotto sale per 45 giorni. Sì. E diventa baccalà. Invece l'altro soccafisso viene pescato, decapitato e viscerato. Decapitato? Decapitato, no, ammazzato. Non ammazzato. Decapitato. Decapitato. E poi viene appeso su dei grossi tralicci, esposto all'acqua, al vento, al gelo, tutto sì. Quello. Okay, e diventa soccafisso. Ok. La mappa dei piaceri. Hai voglia di risparmiare? Vuoi davvero le migliori marche a prezzi da ingrosso? Che aspetti? Cash & Carry è tutto per la detergenza della casa e della persona. Non ci credi? Detersivo per piatti Nelson a 99 centesimi. Dash lavatrice a 3,99€. Assorbenti Lines Idea a 99 centesimi. 300 tovaglioli a 75 centesimi. Pannolini Haggis a 3,19€. Dentifricio Colgate a 89 centesimi. Deodorante Nivea varie fragranze a 1,99€. Candeggina Ace 4 litri a 2,19€. Cash & Carry, prezzi sotto costo, sempre. Cash & Carry è l'unico negozio dove puoi comprare a prezzi all'ingrosso. Che aspetti? Cash & Carry è in Viale Magna Grecia a Catanzaro. Hotel Class, 4 stelle. Hotel, ristorante, sale meeting, servizi meeting con registrazione in digitale e servizio segretariato. Hotel Class è una struttura nuova, elegante e funzionale, nata per soddisfare le esigenze della moderna clientela che viaggia per affari o per svago. Hotel Class, svincolo Lamezia Terme, autostrada A3, a pochi minuti dalla stazione centrale e dall'aeroporto di Lamezia Terme. Prenotazioni e informazioni 0968 41 85 17. www.hotelclass.it. Hotel Class, soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. Non rinunciare più alla piscina dei tuoi sogni.
Piscine Procopio di Antonio Procopio è l'azienda leader per la progettazione e realizzazione della tua piscina. In funzione del tuo ambiente, puoi definire lo stile della tua piscina, lasciandoti conquistare dalle molteplici forme e realizzare il tuo sogno in soli 6 giorni. Piscine Procopio è anche assistenza per la depurazione domestica e industriale, attrezzature e robot per la pulizia e progettazione per centri benessere. Piscine Procopio di Antonio Procopio e a Santa Maria di Catanzaro. Per info 0961 76 40 46 338 56 05 883 www.piscineprocopio.com. La mappa dei piaceri. Poi tutto questo viene messo in una in un vassoio come questo, vedi Monica? E poi distribuito. Poi viene messo il pane, il vino, sì. Chi preferisce l'acqua? Ovviamente il vino bianco va bene. Il vino rosso pure. Forse è meglio il rosso. Forse è meglio per il rosso. Vino bianco, con pesce vino bianco. Con il pesce. E questo non è che cos'è? Ma questo è pesce stocco, Monica. È una cosa diversa. Non è un pesce qualsiasi. Va bene. Pensici che io pensavo che era tonno. Quando lui mi parlava lo stocco, io pensavo che era tonno, sinceramente, vabbè. Cioè veramente siamo veramente al terzo mondo della cucina. Comunque vedi quest'anno la fila come aumenta, anno dopo anno sta andando bene anche quest'anno, complimenti. Grande lavoro da parte di tutti. Lavoratori, grandi ragazzi che si mettono di tutti gli impegni. Sono tutti dipendenti della Stock & Stock. Tutti dipendenti della Stock & Stock. Di D'Agostino, di Francesco che salutiamo, anzi poi lo vedevo. Quanti sono in tutto che lavorano? Tante solo qui sotto. Solo qui che... Sì, penso poi... che solo oggi hanno cucinato 100 persone. Hanno cucinato 100 persone oggi. Mamma mia, incredibile, 100 persone. Tu sai cucinare? Sì, le dolci. Le dolci. Vale. Solo dolci. Solo dolci. Questo non ingrassa. Questo c'è. Va bene. Cioè, le dolci sono quelle, no, non è quella. Quella è la mousse. Allora, amici telespettatori, questo è il centro, il cuore della festa nazionale dello Stocco. Adesso ci spostiamo per guardare un po' cosa c'è in giro. Oggi a Cittanova veramente tantissima gente. Poi più tardi vi ricordo il concerto di Gianluca Grignani. Il signore si chiama? Mi chiamo Antonio. Antonio viene intervistato da Monica, neo apprendista giornalista in Italia. Che cosa? Che cosa? Allora, iniziamo. Ma tu non parli inglese, no? No, inglese non parlo, però parlo 3 lingue, sono poliglotta. Parlo bene la lingua del paese mio, che è il sorianese, di Soriano Calabro. Capisco il calabrese e con l'italiano me la cavicchio. Quindi per questo credo di essere una persona poliglotta, parlo diverse lingue, quindi non lo so altro. So che le lingue servono in questo momento nel mondo per trovare un posto di lavoro. Soprattutto l'inglese però, e l'inglese non lo sai. Io capisco l'italiano e parlo benissimo, la lingua del mio paese, quindi. E la tua moglie dove è andata? Se vuole venire, no, non vuole venire perché è un po' timida. Quindi di dove hai detto che siete? Scusa. Io sono di Vibo Valentia, però sono nata a Soriano Calabro. Di dove? Soriano Calabro. E dove si trova? Si trova, è un paese... si va dall'uscita dall'autostrada uscita dalle serre, andando per Serra San Bruno si trova a 8 km dall'autostrada uscita serra. Ma sempre in Calabria? Sempre in Calabria, è un paese dove si fanno degli ottimi dolciumi, dei mostocciuoli, dei biscotti. Sotto Natale è conosciuto per il torrone e per altri prodotti di dolciaria. Sotto Pasqua adesso le aziende dolciarie producono delle ottime uova di Pasqua, baci, cioccolate varie, lavorano per bene il cioccolato. Allora, questa è la tua prima volta questa sera? Tua prima volta? Festa dello Stocco? No, la festa dello Stocco è l'unica sagra che io vengo tutti gli anni. Tutti gli anni? Sì, tutti gli anni sono presente perché mi piace, perché è come è organizzata. Quindi ti piace tanto lo Stocco?
Sì, lo stock è buonissimo, è ottimo, in tutti i modi come lo preparano, specie qui a Cittanova, non è che è abbastanza piacevole, poi è una serata piacevole, qua si sta bene, qui a Cittanova. Si sta bene, è un paese molto bello. Sì, è un paese molto bello, come d'altronde è bella tutta la Calabria, tutte le nostre coste. Sì, hai ragione, hai ragione. Noi altri calabresi che non li sappiamo valorizzare, non li sappiamo sfruttare. Ok, va bene. Paolo mi sta dicendo va bene, quindi... Oh, se volete io posso parlare, vi posso... Può rimanere minuti, va bene. Con la tua moglie, dov'è tua moglie? Ah, la moglie non vuole essere intervistata. Grazie Monica, grazie, scusa, devo fare... Ci siamo salvati, comunque la ragazza la possiamo... Come la ragazza? No, niente, scherzo, la potevamo conoscere lo stesso. Ah, volevi conoscerla? Com'è andata? Siccome sta facendo una specie di prova a te, com'è andata l'intervista? Cioè... Ah, la ragazza è andata benissimo. 8 da 1 a 10? Ah, sempre 10 il massimo, io do il massimo a tutti, perché... Non parta, ok, va bene. È giusto incoraggiare il talento, Quindi è promossa. Promossa, assolutamente, a pieni voti promossa. Ma non solo la ragazza, l'operatore. Okay, anche... No, grazie, stop, grazie. Buonasera. Grazie. Questa intervista è riuscita a passarla. Allora, come vedete amici telespettatori, anche noi abbiamo dovuto assaggiare perché Monica doveva fare questa prova. Proprio ci teneva in modo particolare, abbiamo preso i vassoi, abbiamo provato. Allora, un tuo giudizio che non può essere, cioè, se non ti è piaciuto qualcosa non lo dire. Io lo dico. Allora, non lo dire, no? Allora, mi piaceva tanto questo e un merluzzo, no? Questo qui, tutto merluzzo. Va bene, vabbè, questo non mi piace, non mi piace. La pasta era buona, questa non mi piace pure. Vabbè. No, per la prima volta è davvero buono, mi piace. Allora, è da apprezzare la sincerità, lo diciamo allo sponsor che poi ci deve pagare. Quindi... Noi abbiamo mangiato... Tutto buono era, perfetto. Ecco come si vende facilmente, amici telespettatori. Diego, com'era? Buono. Sei mai venuto in questa sagra? No, mai. È la prima volta? È la prima volta anche per me. Che impressione hai avuto? Tanta gente, una bella situazione. Ci ritorneresti con amici, per esempio, porteresti amici? È stato bello la prima volta, ma lo rifarei ancora. Meno male, ho sudato freddo anche qui, Ho sudato freddo. Vabbè, attenzione perché ancora c'è il concerto di Gianluca Grignani. Conosci Gianluca Grignani, Monica? Do you know? Guarda, ho studiato abbastanza, cioè ho tutto Google di Gianluca Grignani, quindi stasera speriamo che lo vediamo. Allora conosci un brano di Gianluca Grignani, quindi... Non ho capito. Sì, quando vuole. Allora, do you know the motive, do you like the motive of Gianluca Grignani? Motive. Motive? Okay, no, allora, si può dire. Paolo giuro, non sa parlare inglese, numero uno, numero due... Sì, a me mi piace Gianluca Grignani. Sì, ma no, volevo sapere un brano. Cos'è un brano? Come? Una canzone. È un brano, una canzone. Veramente, sì, lo so. Ti lascerò la buona cosa. Ti lascerò la iola. Ma vi l'ho fatta sentire l'altro giorno e mi è piaciuto tanto. Come fa? Ti lascerò la iola. Sì, l'altro giorno mi piace. Ma il motivo, lo sai, il riff, il ritornello, lo sai? No, non lo capisco, no. Allora sei bugiarda, non lo conosci. Ah, Gianluca Grignani, certo. Allora ricorderai un motivo, scusate. Hai un motivo, una canzone. Io non posso fare le trasmissioni e bisticciare con la collega ogni volta. No, un motivo, un brano, una canzone. No, io lo so, lui mi ha fatto ascoltare questa canzone. La Iola. Come? Con i libri di scuola. Va bene, lui me l'ha fatto ascoltare una canzone l'altro giorno e mi è piaciuto. Scusa, vieni qua, vieni. Conosci un brano di Gianluca Grignani? Il motivo, te lo ricordi? È quello che deve fare il concerto. È quello che deve fare il concerto. Però non so se è Destinazione Paradiso. Bravissimo, vedi, Destinazione Paradiso. E lo sai come fa il motivo, come fa il brano? Destinazione Paradiso, te lo ricordi? Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo. Guarda. Senza fermate né confini, sono orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai Destinazione Paradiso, a Paradiso città. Grande, vieni qua. Bravo, come ti chiami? Lorenzo Terminiello.
Tu come ti chiami? Alessio. Bravi, 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 bravi. Gli avete dato uno schiaffo in faccia alla conduttrice. Scusa, di che squadra siete? Venite un po'. Roma. Come? Sempre Roma. Roma? Sì. Cancella tutta la registrazione. Francesco. No, sì, perché anche quest'anno è andata benissimo la manifestazione. Sì, molto bene andata. Sei contento anche quest'anno? Contentissimo. Ogni anno si rinnova in meglio. Sì, sicuramente sì. Sei entusiasta di questa cosa qui? Questa sera posso dire che è stata una serata molto importante per noi, perché ci aspettavamo un pubblico forse minore, visto quello che c'è in giro. L'economia, mancanza di soldi. Certo. Quello che si sente che c'è il 30% in meno di emigrati e anche di turisti, quindi... Voi avete mantenuto lo stesso standard. Forse anche di più. Complimenti. E il trucco qual è? Il trucco è che noi siamo sempre costanti nel nostro lavoro, amiamo il nostro lavoro e cerchiamo sempre di migliorarci. No, Francesco, grazie. Grazie a voi. La festa di oggi è un momento anche di festa e di gioia, ma da lunedì rinizieremo ad affrontare i problemi del quotidiano, che sono tanti. E se la gente conferma, vuol dire che D'Agostino, il suo team e Cittanova non vivono di gloria, di conseguenza cercano di migliorarsi. Sì, di migliorarsi, vivono di duro lavoro, di sacrifici, di investimenti, tutti elementi fondamentali per il successo, perché purtroppo, soprattutto dalle nostre parti, niente è facile, tutto è complicato da tutta una struttura, dalle difficoltà viarie che noi viviamo quotidianamente, da una mentalità non sempre all'avanguardia, come invece Francesco D'Agostino sta dimostrando. Sono tante peculiarità che effettivamente oggi si concretizzano in positivo. La volontà, la caparbietà di un imprenditore, poi soprattutto la collaborazione di una cittadina e alla fine i nostri prodotti, se tutto questo fosse un tassello per ogni città, la nostra provincia sarebbe davvero un gran mosaico. Sì, un tassello per ogni città e un tassello per ogni prodotto. Io immagino tutti i prodotti tipici che noi abbiamo, dal formaggio ai salumi, il vino e gli insaccati, che sono tutte delle, diciamo, delle veramente delle peculiarità della nostra terra. Magari sono prodotti di nicchia che non hanno una grossa produzione, ma proprio per questo conservano la genuinità della produzione. Quindi su questo, secondo me, anche come amministrazione provinciale dobbiamo investire molto. E lei presente sta ormai facendo un vero e proprio tour, ma questo è il suo modo di fare politica? Sì, l'ho detto in campagna elettorale, forse qualcuno non ci credeva e ironicamente diceva che avrei fatto il presidente della città di Reggio Calabria. Io sto dimostrando che, ecco, con tutte le difficoltà che ci sono e con un apparato burocratico, un'amministrazione provinciale secondo me troppo fermo rispetto a quelle che sono le richieste del territorio, che siamo veramente amministratori di tutta la provincia e siamo orgogliosamente vicino ai cittadini, vicino agli amministratori, per affrontare insieme le problematiche che li attanagliano e gli interessano. Grazie Presidente, a presto. Grazie a voi. Gianluca! Gianluca! Vai a chiamarlo, che sento una voce femminile, si gira. No, non si gira! Gianluca! Gianluca! Non si gira! Ma prova, no, prova, senti la voce. Sono Monica! No, aspetta, Paolo, dilli, sì! Sono sì. Monica! Dilli, sono Monica! Paolo, credi che sento tua voce venisse ancora? No, Gianluca, sono Monica! Vada. Gianluca, sono Monica! Giriti! Gianluca, hello! Hello! No, mi sa, stasera niente. Paolo, devo sentire la tua voce, secondo me. Se tu gli dici Gianluca, sono Monica, lui si gira. Vai, vai, vai. Paolo, te. Vai, di nuovo. Guarda, io se grida, però. Mazzo. Gianluca! No, no. Gianluca, sono Monica, giriti, per favore. Stasera niente, mi sa. Dimmelo che si ricorda. No, e vai. No, non si gira. Guarda, 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 ecco, vai. Proprio non si gira. Ma dico che si gira, dico che si gira, vai, dica. Gianluca, sono Monica, vai. No. Vai. Paolo, ti odio. Vabbè. Gianluca, sono Monica. Sono Monica, sono Paolo, chiedo scusa, sono Paolo. Lei è Monica, non vorrei che si Io sono con... Monica. Gianluca! Sono Monica! Gianluca, sono Monica, giriti! Giriti! Turn around, hello! Ecco, bravo, in inglese forse. Lo sto dicendo, però non mi ascolto. Gianluca!
No, sono Monica. Turn around. Vai. Hello, turn around. Italian, English, you understand? No. Così non ti sente neanche la signorina. Guarda, ha sentito gridare la signora? Sì, l'ha sentito. Perché non vai tu? Lo chiami. La coperta non viene tanto, tengo il film, non lo guardo, vedo ancora foto, vedo ancora te. Con il tempo tutto ha senso, quel sapore del momento, che mi tiene sveglio senza te. E mi trova solo qua, come morra, dietro un vetro macchino. Ho dubbio di qualche rimane a me di te, e dai tu, e sai che io neanche tu. Vieni qui, e tocca i miei pensieri, come tu, sentirai. Signori, l'intervista, come avete visto, è andata male, però abbiamo una parte del concerto l'abbiamo ripresa con Gianluca Grignani. E allora, festa nazionale dello Stocco, poi concerto di Gianluca Grignani, il tutto grazie alla collaborazione di Monica Siriani. Com'è andata, grazie. Monica? È andato benissimo, mi sono divertito un sacco, Stocco è buonissimo, grazie a te Paolo. E grazie a tutti a Cittanova, grazie. Secondo voi, Monica Siriani può condurre un'altra trasmissione? La mappa dei piaceri. Radio Mappa, in collaborazione con Radio Ricordi. Informazioni gratuite su percorsi, visite, escursioni e spettacoli in Calabria. E allora, amici di Radio Mappa, rubrica della mappa dei piaceri, diamo una spolveratina agli appuntamenti, una spolveratina, andiamo a vedere quello che ci sarà di bello tra i tanti appuntamenti nell'estate 2013. Per esempio, sabato 13 luglio a Reggio Calabria, da non perdere, David Knopfler all'Arena dello Stretto, torna a Reggio Calabria, il mito delle Dire Straits. Sempre per sabato 13 luglio a Borgia, Roccelletta di Borgia, Parco Scolarium, Rousseau, la serva padrona, l'opera buffa con pensate, Vanessa Gravina che sarà Madame Pompadour, e Rousseau che sarà Edoardo Siravo. Poi un altro appuntamento, ce ne sono tanti, andate soprattutto nel gruppo aperto Facebook Mappa dei Piaceri, lì li elenchiamo ogni giorno. Il nono raduno nazionale Vespa Club, secondo giro dei Tre Laghi, il sabato 20 e domenica 21. Sabato 20 luglio a Gizzeria Lido presso l'Abbey Club, concerto di Nesli, Voglio il Tour, è un rapper italiano. Nesli è il fratello minore di Fabi Fibra, anche se lui non vuole mai che si dica. Poi vi do qualche altro appuntamento, per esempio sabato 3 agosto a Roccelletta di Borgia ci sarà da non perdere Gilberto Gil e la sua band. Domenica 4 agosto alla Mezza Terme, la Mezza Terme Platania, la 15ª cronoscalata del Reventino. Vado a vedere qualche altro appuntamento. Banco del Mutuo Soccorso, sabato 10 agosto Parco Scolacium, Roccelletta di Borgia. Domenica 11 agosto, da non perdere, lo straordinario concerto unico in Calabria di Vinicio Caposella e la Banda della Posta. L'ingresso è libero e chiaramente associato a questo concerto c'è la festa nazionale dello Stocco. Domenica 11 agosto, non perdete questo appuntamento, ve ne do un altro, poi chiaramente saremo più precisi nel corso di queste settimane. Il nuovo grande show di Enrico Brignani alle 21.30 all'area Magna Grecia di Catanzaro Lido, uno spettacolo veramente divertentissimo. Sabato 17 agosto, ce ne sono veramente tanti, ve ne ho nominato solo qualcuno. Voglio ricordarvi qualche altro, non lo so, per esempio Gilberto Gil, abbiamo
ricordato il 25 agosto, a proposito, visto che andiamo in ordine cronologico di data, il 25 agosto ritorna dopo 5 anni l'animella della Varia, sarà librata in aria in occasione della grande manifestazione religiosa dedicata alla patrona Madonna della Sacra Lettera domenica 25 agosto a Pagli. Ma vi ricordo, amici di Radio Ricordi, fa anche rima, e amici della Mappa dei Piaceri, io ho stampato tutto grazie a Facebook e grazie al gruppo aperto di Facebook Mappa dei Piaceri. Andate lì, chiedete l'iscrizione gratuita, chiedete di far parte del gruppo, noi premeremo click e vi inseriremo nel gruppo e ogni giorno avrete tutte le novità su quello che accade nella nostra regione. È tutto per Radio Mappa, è tutto anche per la puntata di oggi della Mappa dei Piaceri. A domani. La Mappa dei Piaceri. Quest'estate mi faccio un regalo, mi compro la barca. Da Chop Nautica tutto quello che serve per realizzare i tuoi sogni. Chop Nautica dei fratelli Abruzzo è vendita barche, rimessaggio, servizio manutenzione, ricambi, riparazione e officina. Chop Nautica, la barca dei tuoi sogni. Chop Nautica è a Molo Foraneo, località Porto di Catanzaro Lido. Officina Meccanica Alfieri. Ripariamo vetture plurimarche. 2 anni di garanzia sui ricambi montati presso la nostra struttura. Check-up della vostra vettura gratuito. Ricarica aria climatizzata a 49 euro. Sconto sui ricambi 30%. Sconto sulla manodopera. Card soccorso stradale gratis. Ritira la tua tessera raccolta punti presso la nostra officina e avrai il tagliando in omaggio. Ritiro e consegna a domicilio. Officina Meccanica Alfieri. Via Bellino 8, Catanzaro Lido. Telefono e fax a 0961 71 92 91. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Optical Vision. A Catanzaro, in via Lucrezia della Valle, le migliori marche a prezzi di fabbrica. L'unico shop and shop Italia independent in Calabria. Optical Vision. Via Lucrezia della Valle, a Catanzaro. Rockin' with, well, I am in. Britney, bitch.